Ciao Bethesda.it, comico o buffone? Lillo e Greg o Lillo e basta? Sono Lillo, è una serie che riflette su questo, è arrivata su Prime Video, sono 8 episodi di circa 30 minuti l'uno, in una Roma molto surreale e anche elegante tra Ostiense e Colosseo, si svolge la vita di questo comico che è Lillo. E anche no, quindi è una fanta, diciamo, una fanta biografia in cui Lillo Petrolo è un comico ossessionato e schiacciato, secondo lui, da Posamen, questa maschera che gli ha portato fortuna, forse troppa, forse l'unica cosa che ha avuto successo nella sua vita. E quindi la serie, che vede il ritorno del grandissimo Eros Puglielli in regia, e che per chi conosce Puglielli e ama anche Lillo Petrolo, i due hanno già collaborato molto bene negli Idoli delle Donne. E, insomma, è tutto un rimescolamento di fantasia, surrealismo, superomismo in chiave parodica che Puglielli aveva già messo molto dentro il suo primo grande film che girò a 19 anni, che è Dorme. E quindi è un incontro questo di sensi e di non sensi, perché è una comicità anche molto molto surreale, molto crazy, molto silly. E quindi in questa Roma, appunto, dove si sente anche Gershwin in colonna sonora, e quindi è una Roma che ci fa ovviamente pensare a New York e a Manhattan di Woody Allen, c'è effettivamente un comico, come è stato Woody Allen in tanti suoi film, pensiamo all'indimenticabile Alvy Singer di Io e Annie. E qui c'è Io e Marzia, nel senso che Io è Lillo che viene un po' scaricato da sua moglie, che forse gli dà le carte per il divorzio, come vediamo nei film nordamericani. E Lillo è un comico che viene chiamato di notte, già all'inizio, nel primo episodio c'è una delle cose più interessanti dal punto di vista registico, la vestizione del supereroe di notte all'oscuro del suo familiare, molto bella come intuizione. E per poi effettivamente reggere a livello realistico in chiave di commedia. Perché? Perché lui si è effettivamente vestito di notte, Pasquale Petrolo, come Posamen, colui che si atteggia, colui che si mette in posa, colui che non va oltre la posa e che è esploso come personaggio, come sapete benissimo, in LOL. D'altronde c'è una riflessione molto interessante su Posamen. Posamen è la posa come simbolo di un mondo in stallo. È in stallo anche la vita di Lillo Petrolo, e lui di notte, nel primo episodio, si traveste da Posamen non per andare a sconfiggere il crimine come farebbe Batman, ma per andare a rallegrare delle persone che lo hanno affittato per una serata. Perché? Perché Posamen piace, poi quelle persone sono pure poco raccomandate.